Amici telespettatori, buonasera da Mondragone, antica distilleria Petrone. Ospite questa sera negli studi della distilleria due nomi importanti, Alviero Martini ed Andrea Petrone della distilleria omonima. Siamo qui per celebrare i sapori del sud con artigiani del gusto. Praticamente in questa serata lo stilista Alviero Martini vestirà con la sua linea Andare lontano viaggiando ben 5 bottiglie di questa storica distilleria. Le bottiglie in questione sono quella di guappa, limoncello, crema di pistacchio, crema di melone, crema di cappuccino, che sono state infatti disegnate proprio dallo stilista con i vari colori della collezione Passport. Un connubio quindi tra fashion and beverage in cui si fondono stile e gusto del Made in Italy. È una sezione apposita dedicata al gourmet, perché con questi liquori, amici telespettatori, si possono fare anche delle pietanze prelibate con le eccellenze di queste terre tipiche anche della dieta cilentana. In questa avventura televisiva collaboreranno con me Antonio Grilletto, Gabriele Blair, Delia Paciello e Laura Gambacorta. Ma prima di addentrarci nel vivo della manifestazione, desideravo salutare i padroni di casa, che sono Andrea Petrone e il grande stilista Alviero Martini. Buonasera Andrea. Buonasera. Come nasce questo matrimonio? Per me è un onore che Alviero è qui stasera con noi. Questo progetto è nato ad aprile 2016 e l'abbiamo presentato al Salone Vinitaly, salone più importante, salone internazionale del vino, dove abbiamo voluto unire il mondo del beverage food con lo stile italiano. Quindi devi sapere che Alviero, sin da piccolo, io ho sempre sognato di conoscerlo, anche perché usavo sempre il suo stile. Quindi per me oggi essere presente qui con Alviero e soprattutto presentare queste 5 bottiglie, il guappa, il limoncello, la crema melone, crema pistacchio e crema cappuccino, è segno di orgoglio e soddisfazione. Bene Andrea, dicevamo ultimo nato in casa Petrone, perché pensate, amici telespettatori, questa distilleria è datata al fine del 1800, quando Antimo Petrone e Maria Mastantuono, appunto nella fine dell'Ottocento, curavano già l'economia di questo territorio, che era molto florido nell'economia, soprattutto nel settore vitivinicolo. E qua molti operai addirittura pigiavano con i piedi nudi per trasformare le vinacce, per ricavare dalle vinacce dell'alcol. E quindi giungiamo fino ai tempi nostri per giungere a questi liquori che sono usati anche in cucina e hanno ricevuto i premi da tutto il mondo. Partiamo quindi da Antimo Petrone e Maria Mastantuono, per arrivare poi nel 1911 a Raffaele Petrone e Maria, poi Domenico Petrone e parente Carmela, che sono i genitori di Andrea, che hanno gettato le basi, non presenti da di noi, che ci hanno preceduto e ai quali prego fare un applauso, perché sono stati un po' coloro che nel dopoguerra hanno rilanciato ai vertici della categoria questa prestigiosa azienda. E giungiamo ad Andrea, che nelle duplice vesti anche di sposo, perché da pochi giorni è convolato a gentile nozze. Quindi auguri anche da parte dei telespettatori. E passiamo all'ospite di rilievo, che poi adesso è anche il padrone di casa, ad Alviero Martini, che praticamente ha fatto una scelta audace nello sposare praticamente il fashion and beverage. Alviero. Allora, dunque, non è un matrimonio, ma in realtà è una coppia di fatto, perché il nostro ambiente, la moda, è assolutamente trasversale, per cui cerchiamo opportunità di esporci in altri settori. Quando ho conosciuto Andrea, ho analizzato a fondo quella che era la storia della sua distilleria, ho trovato che fosse di eccellente livello, e quindi ci siamo avventurati, devo dire, con estrema facilità, perché poi con Andrea si parla molto facilmente, lui stesso dice così di me, quindi abbiamo avuto un dialogo più che cordiale e soprattutto un accordo sul
sull'ipotesi di vestire i suoi distillati con i miei disegni. Gli ho fatto delle proposte grafiche che gli sono piaciute subito e da lì è partito il progetto di presentarci a Verona al Vinitaly. E infatti è venuto fuori la bottiglia del limoncello, del meloncello, del pistacchio, del cappuccino e del guappa. E siccome la mia nuova linea ALV, andare lontano viaggiando, è contraddistinta dai timbri dei passaporti, combinazione, i miei passaporti hanno 5 colori e c'è appunto il nero, il safari, il white, il denim e il mocha, e quindi si sposavano perfettamente a questi 5 sapori. Abbiamo fatto degli studi di come applicare questo disegno sulla bottiglia, dopodiché siamo andati oltre, abbiamo preparato un kit che contiene sia la bottiglia e un elemento di pelletteria che è il portapassaporto, e così ci sono sia le bottiglie singole che le bottiglie confezionate nei kit, soprattutto per le occasioni di Natale piuttosto che un regalo di un compleanno. Uno trova sia la bottiglia del distillato con il rivestimento e un vero e proprio oggetto di pelletteria. Tra l'altro, a proposito di pelletteria, io sono qui in questi giorni perché il laboratorio che costruisce le mie borse, che cuce le mie borse, è proprio qui a Gaeta, qui vicino a voi, e si chiama Milano Fashion ed è un'azienda straordinaria che ha, anche loro hanno immediatamente capito il concetto del mio viaggio, che è un fatto di oggi di timbri, dei passaporti, e abbiamo già presentato una collezione primavera-estate, stiamo in questi giorni proprio disegnando la collezione inverno prossimo, come del resto domani sarò a Napoli perché presentiamo in prima nazionale gli orologi, e a breve usciranno invece gli abiti uomo piuttosto che il profumo, gli occhiali, le calzature, e abbiamo una linea di complementi d'arredo, una linea di complementi casa, quindi diciamo che il marchio nella moda ha già una sua presenza. Con questo connubio con Andrea e con la distilleria Petroni è proprio la trasversalità che è quella che oggi fa comunicazione, ovvero si comunica attraverso un ambiente il mondo di un altro e viceversa, quindi è proprio attuale, non solo è anticipatorio di quello che sarà il futuro, dove i mondi saranno sempre più uniti fra loro, anche se diversi di merceologia. Ripeto, è stata un'impresa piuttosto facile perché i miei disegni erano già pronti e i suoi distillati non avevano bisogno di essere testati perché erano di eccezionale livello, e si trattava solo di fare degli abbinamenti e degli accordi commerciali che abbiamo fatto in brevissimo tempo, e abbiamo riscosso un notevole successo a Verona al Vinitaly, e da qui in avanti vedremo la famiglia come cresce. Abbiamo oltre al passport, io ho altri disegni come Andrea, oltre a questi distillati e a tanti altri sapori, e quindi andremo sicuramente avanti. Quando siete entrati qui all'ingresso avete visto anche un tavolo dove ci sono le 5 borse che rappresentano i 5 colori del passport, e sono lì, chi volesse visitarle, sono proprio qui a 2 passi, e mentre invece gli altri prodotti non ho che al polso un orologio, all'altro polso i bracciali, e dopodiché c'è un divano, ci sono gli altri argomenti che non sono visibili qui, ma sono merceologie tipicamente del fashion. Fashion che ha avuto, come un po' tutti i settori, ha risentito di un momento di contrazione, e proprio per questo si cerca la trasversalità nella comunicazione. Diciamo che questo è un primo step per iniziare un percorso, e sono sicuro che con Andrea andremo molto lontano viaggiando.
con altri progetti, con progetti dedicati, perché effettivamente la sua qualità sposa perfettamente la nostra volontà di mantenere la qualità del Made in Italy, cosa che stiamo facendo con tutti i prodotti che stiamo realizzando, perché non c'è niente Made in China o fuori dai nostri confini, è tutto Made in Italy, che ha anche una sua fatica, ma è un impegno nel sostenere un progetto, perché il Made in Italy è un nostro grande valore che dobbiamo preservare e continuare a mantenere. Non conoscevo la realtà di Mondragone, perché tutto questo è avvenuto via mail o telefonate o con una visita di Andrea Milano. Oggi che sono qui vedo la realtà della distilleria e devo dire che sono rimasto impressionato dalla capacità di aver mantenuto nel tempo, soprattutto di aver cresciuto, fatto crescere l'azienda con degli sviluppi così moderni come la cantina che ho visto sotto, dove addirittura le botti riposano con le musiche di Ennio Morricone e le luci a LED, per cui devo dire è stata una sorpresa vedere proprio questa modernità. Perché quando uno pensa a un distillato pensa ancora al barricco o alla formula tradizionale, invece ho visto qui che c'è veramente una grande modernità, modernità che si sposa assolutamente con quello che è il mio mondo, che è appunto quello della moda, che frequentiamo con le passerelle, che frequentiamo con i prodotti. Noi abbiamo, io in particolare, ho un mercato estero piuttosto fluente, per cui il mio mercato di riferimento è il Giappone, la Cina, la Corea, il Medio Oriente, e quindi non esiteremo ad esportare anche questi prodotti all'estero, perché ovviamente la visione è di un mondo globale. E se lasciamo entrare dei prodotti in casa nostra, però poi vogliamo anche portare i nostri prodotti fuori dai nostri confini. Tutto questo con la qualità dell'essenza, la qualità della manifattura, e tutto questo con il segno del Made in Italy, che è assolutamente vincente. Grazie. Grazie a voi. Lei è riuscito semplicemente a coniugare in una perfetta armonia estetica la suprema eleganza che contraddistingue Alviero Martini. Grazie, grazie mille. Prima il maestro parlava di Sistema Italia, di eccellenze campane. Io ho saputo nel leggere un po' la biografia della distilleria, caro Andrea, che già dal 1800 qua si produceva energia anche a vantaggio della collettività, perché quando venivano da Sant'Antimo gli operai ed alloggiavano negli appartamenti vicinori a questa distilleria, producevano il calore. Di che si tratta? Sì, vero. Allora, mio padre mi raccontava sempre che dove siamo in questo cortile c'erano due alambicchi enormi, e ovviamente mio nonno produceva l'alcol, il brandy e altri tipi di distillati, e con il vapore della distillazione venivano molte persone della zona proprio per il cosiddetto fuoco, cioè il fuoco sarebbe un residuo della distillazione che serviva nelle case per alimentare i braciere, perché allora non avevamo le stufe a pellet, ma si usava ovviamente il braciere per alimentare il calore. Ecco, era anche un grande momento di incontro, di convivialità, si diceva il rosario, si parlava il cosiddetto focolare domestico. Io passerei un attimo per una sorpresa allo stilista, alla linea, a Gabriele Blair, che ci accompagna in questa meravigliosa esperienza televisiva. A te, Gabriele. Grazie Antonio e un buonasera a tutti. Mi stavo facendo un giro qui intorno e veramente ho visto cose bellissime, cose che non credevo si potessero fare con dei liquori. Però prima di parlare anche di questo, che poi basterà vedere anche le immagini che dopo si vedranno qui su questa rete, ci sarà qualcosa di magnifico. Abbiamo visto la pasticceria che va incontro
al liquore, il liquore Petrone, che ha una storia, come diceva Antonio Grilletto, lunga, che parte dall'Ottocento. Però io adesso qui ho una sorpresa proprio per questo grande stilista a caratura internazionale e diciamo l'ho nascosta, ecco, la prendo pian piano affinché la telecamera possa farla vedere. È un ritratto di un artista di queste parti, si chiama Claudio Di Lorenzo. Io, ecco, vengo alle sue spalle, ecco, non voltiamo le spalle alla telecamera, chiedo scusa al buon Antonio Grilletto, e possiamo vedere questo quadro, ecco, che lo passo qui. È veramente molto particolare, anche se vogliamo farlo vedere un attimino in telecamera. Lì c'è la dicitura guapa, che è appunto questo liquore che sta andando per la maggiore e appunto sta viaggiando, come appunto la sigla che lo contraddistingue. E in effetti devo dire, la raffigura in una maniera, ecco, veramente unica. È come se lei fosse in giro per tutto il mondo con il suo tipico sorriso, che apprezzano anche molto all'estero e maggiormente nella città di New York. Lei è anche famoso per il suo sorriso, per regalare una gioia attraverso le sue creazioni. Ecco, almeno qualche parolina in merito a questo ritratto, che è veramente splendido. Ecco, è stato inquadrato. Devo dire che non sono sorpreso di questo omaggio, che gradisco molto, soprattutto perché mi rappresenta completamente e mi riconosco al 100%, quindi il sorriso fa parte di ognuno di noi, e regalare un sorriso è la cosa più semplice di questo mondo. E mia madre e mio padre mi hanno sempre insegnato a sorridere, e ho ricevuto grandi ceffoni quando non sorridevo, quindi grazie a loro. E devo dirvi anche che il mio acronimo ALV, che sta per andare lontano viaggiando, ne contiene anche un altro che in questo caso è abbastanza appropriato, che vuole anche dire amare la vita. Io mi occupo anche di beneficenza, ho un'associazione in India di cui sono socio onorario e testimonial. Abbiamo 5.600 bambini abbandonati dei quali ci prendiamo cura. E io vado giù ogni anno a Natale per fare Babbo Natale e a portare loro i regali, ma soprattutto a portare tutti i fondi che raccolgo nei vari eventi durante l'anno. Quindi loro mi regalano tantissimi sorrisi, e quindi il sorriso è veramente una parola che va sempre di più utilizzata, e soprattutto in questi momenti laddove ci potrebbe essere un malcontento generale e c'è molta gente che ha buone ragioni per spegnere il sorriso, cerchiamo di aiutare veramente gli altri con un nostro sorriso, regalandoglielo, perché regalare un sorriso significa veramente amare la vita. Quindi intanto ringrazio l'autore di questo ritratto, e non so se è qui presente. Non è presente. Quindi avrete modo di portargli i miei ringraziamenti, spero veda la trasmissione, e grazie infinite, grazie per aver colto tutte le espressioni del mio volto e forse anche dell'anima, e vedo che dietro ci sono anche le varie guappa. Io non sono un bevitore accanito, però ho apprezzato moltissimo questi distillati, quindi questo quadro è perfetto nelle proporzioni dovute, perché poi vedo che le bottiglie sono di sfondo, quindi vuol dire che non sono un gran bevitore, ma sono uno che assaggia con il prestigio di questi distillati. Quindi ancora grazie all'artista di questo ritratto, e grazie infinite. Ecco, è proprio bello vedere un uomo della sua caratura che volge lo sguardo all'attenzione dei nostri fratelli più poveri che stanno nella vicina Africa e non solo. Adesso, prima di vedere come si arriva alla bottiglia, passo la linea a Delia Paciello, che ci illustrerà un poco altre sfaccettature e altre sezioni di questo storico stabilimento. Buonasera a tutti, fra poco mi accompagnerete in questo magico giro nella distilleria Petrone. Sono allestiti degli stand veramente fantastici, e in ogni stand ciascuno ospite ci spiegherà come utilizza i liquori Petrone.
in effetti io già ho dato un po' un occhio e ci sono veramente delle cose magnifiche. Accompagnatemi in questo giro. Beh, qui si preparano dei cocktail, cocktail realizzati esclusivamente con i liquori Petrone. Noi in effetti abbiamo preparato dei cocktail con il Falernum, i prodotti della Petrone si prestano ottimamente alla miscelazione. Noi barman, quando utilizziamo dei prodotti Petrone, siamo facilitati nel nostro lavoro, perché in ambito della miscelazione ci rendono la vita molto molto facile. I prodotti sono fatti con prodotti naturali, non hanno nessun tipo di sofisticazione, quindi parliamo di prodotti completamente naturali e che nella miscelazione riescono ad avere degli ottimi risultati, delle ottime performance. Cosa mi prepareresti? Un long drink. Proviamo, a questo punto io comincio ad assaggiare, perché non so se avete visto un po' il buffet allestito qui, è veramente ricchissimo, ci sono tanti ospiti a collaborare con noi, insomma non ci resta che fare una visita pian piano, ma io intanto ripasso la linea allo studio mentre vi preparano il cocktail. Ecco, siamo ritornati in diretta dallo studio delle distillerie Petrone e dicevamo cibi, caratteristiche, eccellenze e cultura, e siamo con un altro personaggio che è il cavaliere, il dottore Vincenzo Buffardi dell'associazione non profit della Riviera Domizia, che appunto inquadrerà l'opera della sua associazione in questo territorio che ha così tante elevate potenzialità. Fin dal primo giorno che abbiamo instaurato questo rapporto con l'imprenditore Andrea Petrone, che rappresenta oggi il nostro orgoglio, la nostra punta di diamante, e lui ha riferito poco fa che era un sogno conoscere il nostro stilista Martini, che è un vero onore averlo qua, però le riservo una sorpresa dopo, glielo dico per ultimo. Bene, questo binomio o questo gemellaggio, come definirlo? Gemellaggio, no? Gemellaggio. Ci porta a toccare le stelle, perché sinceramente un'industria Petrone che è all'avanguardia a livello internazionale, avere vicino uno stilizio di questa portata non è cosa da poco. Questa è una serata magica, è una serata veramente che ci sorprende, ci entusiasma e ci crea delle possibilità di sviluppo molto forti sul territorio della Riviera Domizia, perché l'associazione Riviera Domizia non rappresenta solo Mondragone, ma raggruppa i comuni di Castelvolturno, Cellola e Sesso, oltre i paesi limitrofi che ci sostengono. L'11 dicembre, ecco qua arriva la sorpresa, pubblicamente adesso mi deve dare la risposta, non in modo riservato. L'11 dicembre a Teatro Ariston noi concediamo le eccellenze campane a tutte le personalità che ci onorano, e che ci distinguono e ci danno un'immagine diversa da come veniamo dipinti, perché penso che quando avrà sentito dire Mondragone, Castelvolturno, paesi un po', oggi stanno rilanciato sul territorio attraverso il master plan che il presidente De Luca sta rilanciando. Noi ne facciamo parte, lo sosteniamo, i comuni da 4 ne sono diventati 12 e augurandomi che quest'anno a Teatro Ariston daremo veramente con questo trofeo che rappresenta un po' l'Oscar territoriale campano, la Venezia e San, verrà personalmente a prenderlo e le sarà consegnato non solo dalle istituzioni, perché tutto quello che facciamo è istituzionale, sarà lo stesso Andrea Petrone a consegnarglielo, ok? Io la ringrazio molto, questa è una vera sorpresa, ovviamente devo verificare un attimo la mia agenda perché veramente è una sorpresa, quindi mi riservo di darle una risposta, però una risposta ce l'ho a proposito del territorio. È vero che c'è un pregiudizio per quello che è un certo sud e soprattutto in questa area dove si parlava di sfaticati o di gente. Io invece ho impiantato tutta la mia produzione attuale
proprio in queste aree qui, perché ho visto che qui c'è una grande produttività, una grande volontà, una grande capacità, a differenza del nord dal quale vengo, dove si sono spenti molti motori, si sono chiuse molte fabbriche e hanno venduto ai cinesi la loro inventiva. Qui invece c'è proprio la volontà di mantenere vivo il territorio, quindi anche per questo sarei lieto di poter partecipare, non solo per ricevere il premio, ma proprio per sottolineare quanto questo territorio sia da rivalutare e da dargli la giusta connotazione. Ecco, maestra, lei ci ha dato una notizia bellissima. Non poteva darci qualche cosa di più bello? Dare lavoro. Noi teniamo i nostri giovani che stanno espatriando, teniamo le nostre eccellenze che se ne vanno via, questo non lo possiamo consentire. Grazie maestro, la porteremo nel nostro cuore. Grazie. E siamo entusiasti di averla conosciuta. Grazie. Anche questa è cultura, ma conosciamo un po' più da vicino il maestro, che è piemontese, è nato a Cuneo e pensate che, da quello che ho letto, già a 14 anni era un predestinato, perché imparava, cuciva e tagliava, poi un po' ha recitato pure e poi il grande boom. Maestro, ma arriviamo direttamente nel 1996, quando nella boutique aperta in via Montoleone, cosa successe in particolare? Succedeva che innanzitutto io sono uscito col mio progetto delle carte geografiche e naturalmente in Italia non avevano avuto nessunissimo riscontro. Sono andato in America, dove ho avuto il successo mondiale che poi è stato decretato anche in Italia nel 94 con l'apertura della boutique in via Monte Napoleone. Nel 96 ho invitato un amico attore di Hollywood che anche lui aveva e ha tuttora una causa per il popolo tibetano, che è Richard Gere, e abbiamo fatto un evento di beneficenza. Lui ha esposto nella mia boutique delle sue fotografie che aveva raccolto in due portfolio, Zanskar e Tibet, e le ha esposte nella mia boutique, ed è stato ospite da me per una settimana a Milano, dove abbiamo fatto incontri culturali piuttosto che incontri con la stampa. E devo dire che abbiamo avuto ovviamente un notevole successo grazie alla sua fama, però anche lì è successo che lui cercava su Milano, ovviamente nel campo della moda, degli stilisti, e io chiaramente avevo una fama notoriamente inferiore rispetto ai grandi nomi del 96, che però lui ha evitato, perché volevano in qualche modo snaturare il suo progetto di beneficenza, portandolo al sabato sera a Fantastico alla Rai, piuttosto che esibirlo sul palcoscenico. Io invece gli ho fatto un progetto di assoluta intimità, abbiamo fatto una bellissima serata a Porta Romana a Milano, e abbiamo fatto una raccolta fondi non indifferente proprio per la sua causa, che è la salvaguardia del popolo tibetano oltraggiato dal popolo cinese da molti anni. Poi a tutto questo è seguito l'incontro col Dalai Lama e incontri vari, e quindi è nata anche un'amicizia che dura dal 96 e che comunque ci vede accomunati in beneficenza. Lui a favore del Tibet, io a favore dell'India, però poi la beneficenza non ha confini, quindi spesso ci scambiamo anche informazioni, nonché appoggi. Recentemente ha fatto un videomessaggio per una mia partecipazione ad un mio evento di beneficenza per la mia associazione, e lui ha partecipato con un videomessaggio, come io faccio spesso con lui. Quindi è nata una amicizia, perché anche lui è una grandissima persona con un cuore incredibile, e soprattutto un cuore che ha messo a disposizione di chi è meno fortunato di lui e di chi è meno fortunato di noi. Io sono grato di aver riscoperto questo territorio campano, perché come dicevo prima ho avuto anche esperienze
negli anni passati e effettivamente qualche disguido l'ho avuto anch'io. Oggi ho ritrovato una realtà completamente diversa, una realtà che mi ha portato proprio a prendere delle decisioni e stiamo proprio aprendo tutta una serie di contatti e contratti proprio da Gaeta, dicevo prima, a Napoli, e quindi su questo territorio puntiamo molto perché lo sentiamo molto vivo e molto ricettivo. E se anche l'avanguardia milanese a volte fa cilecca, qui invece la produttività e la creatività è altamente riconosciuta. Grazie maestro. Rapidamente dottore. Maestro, lei ci sorprende sempre. Mentre che la seguivi, visti che teniamo in comune una cosa molto bella, quella che facciamo, la beneficenza. L'associazione di Viale Domizio fa tanta beneficenza per le famiglie bisognose, ma veramente tanta. Poi mi sono dimenticato di dire che il nostro imprenditore Andrea Petrone è anche presidente onorario di questa associazione, che ci fa onore in tutti i sensi. E poi le voglio fare io una promessa a lei per questa amicizia che sicuramente darà dei frutti. La cittadinanza onoraria, così potremmo dire che è anche campano. Se l'aspettava. Non potrà dire io vengo dal nord, no, lei viene dal sud. Ok. L'11 dicembre di domenica, di pomeriggio, di modo che buona possibilità. Ci sta. La ringrazio, è stato un piacere. Bene, con questa cittadinanza onoraria conseguita sul campo congediamo per il primo momento il maestro, che si concederà ai giornalisti in visita. Passo la linea a Delia. Antonio, io sono qui in questo splendido buffet, cioè io ingrasso con gli occhi, non so, insomma, io mostrerei questi dolci magnifici, non so se la telecamera riesce a inquadrarli. Beh, qui ci sono dei dolci preparati dal Caffè Domizia, vorrei chiedere un po' alla creatrice, perché ho visto che è una donna, di questi dolci di cosa si tratta, perché vedo cioccolatini alla guappa, insomma, dei dolci veramente magnifici realizzati appunto con i prodotti Petrone. Sì, sono dei prodotti realizzati con la guappa, col falernum, limoncello. Ovviamente si possono fare tante cose, però noi ci siamo limitati un pochino a queste cose qua. In più abbiamo la panna cotta, sempre con falernum, e guappa e limoncello. In più ho provato anche se sono dei dolci americani, la cheesecake, però ho provato a farli anche con i nostri prodotti, cioè sempre col falernum, il limoncello e la guappa. Cioè cose semplici, però prodotti della nostra terra. Io testimonio che qui è tutto buonissimo, penso che tornerò a casa con qualche chilo in più dopo questa serata. Ma passiamo a conoscere gli altri ospiti di questa sera. Qui c'è Lisita. Beh, vedo che avete realizzato dei cofanetti magnifici. Insomma, di cosa si tratta? Raccontami un poco cosa hai preparato. Innanzitutto buonasera a tutti. Abbiamo pensato di realizzare con la nostra pasticceria e i nostri maestri pasticceri un vasetto di vetro, dove abbiamo messo sotto un crumble, diciamo, è una pasta frolla allungata con latte di bufala, e ci siamo tenuti sul territorio. Sopra gli abbiamo messo sempre una mousse, una crema leggera, sempre ricotta di bufala, chiudendo con l'elisir Petrone. Abbiamo, diciamo, racchiuso tre. Anche abbiamo messo, dimenticavo, lo stemma di Alviero Martini con il nostro, giustamente, e abbiamo racchiuso un po' tre notizie, tre novità insieme. Quindi anche un omaggio ad Alviero Martini, beh, ma sono veramente dei capolavori, anche questi capolavori di stile che penso facciano bene anche allo stile di Alviero Martini. Certo. Passiamo a vedere anche le altre creazioni. Qui c'è la pasticceria Benito, vedo dei dolci magnifici. No ragazzi, però non mi potete fare questo, cioè io dopo devo assaggiare tutto. Allora, dimmi un po' che cos'è qui, perché insomma... Buonasera, sono Benito. Questi sono dei bignè rivisitati, cioè dove all'interno c'è un cremoso al latte di bufala, un biscotto al cacao del caramello salato e la glassa al caramello. E quindi diciamo è come sarebbe una piccola tortina racchiusa in un bignè.
Beh, io vorrei dire alla distilleria Petrone che insomma ha fatto male alla mia linea a realizzare, insomma a creare queste collaborazioni con tutte queste pasticcerie anche della zona e non solo, insomma queste pasticcerie campane che realizzano veramente dei prodotti esclusivi e sicuramente da assaggiare, perché questa sera, come vi ho già detto, sicuramente tornerò a casa con dei chili di troppo. Ma qui vedo anche altri, insomma c'è anche un altro bar, perché io prima ho assaggiato il buonissimo liquore, il buonissimo cocktail che era i frutti di bosco, ma qui c'è qualcuno che mi prepara qualche altra cosa da bere per caso? Come desidera, noi abbiamo ideato e preparato un... Tu chi sei innanzitutto, scusami, di Zanzibar? Barman Zanzibar, abbiamo la punta di diamante, la nostra guappa frolla, e poi per quanto riguarda il lodging bar ho preparato un cocktail al maestro. Se vuole glielo posso anche mostrare, glielo preparo. Eh sì, allora mentre loro mi preparano anche quest'altro cocktail, io ripasso la linea allo studio e intanto, insomma, io assaggio, poi vi dirò. Grazie. Grazie Delia, nel frattempo ha raggiunto la nostra postazione un altro elemento di spicco della distilleria Petrone, la giornalista, la collega Laura Gambacorta che cura la comunicazione. Laura, come è nato questo rapporto con la distilleria Petrone? È un rapporto che ormai va avanti già da un bel po' di anni. In realtà ci siamo conosciuti appunto in virtù della mia attività di giornalista all'epoca. Mi capitò di, poiché mi curavo la rubrica sui liquori della Campania su un quotidiano della nostra regione, mi capitò appunto, incuriosita dalle tante produzioni di Andrea, mi misi in contatto con la distilleria e quindi ci conoscemmo come un rapporto giornalistico. Poi, terminata la mia collaborazione con questo quotidiano, in realtà poi è nato questo rapporto professionale che continua ad andare avanti ha avuto un grande impulso con la nascita del guappa. Praticamente è iniziato quando è stato lanciato sul mercato il guappa, l'unico liquore a base di latte di bufala campana certificata, e poi adesso insomma prosegue felicemente con tutte queste novità, perché poi Andrea è un vulcano, quindi adesso anche l'arrivo dei liquori firmati dal Viero Martini sicuramente sta dando ha consentito di fare un ulteriore salto di qualità a questa azienda, a questa grande eccellenza della nostra regione. Grazie Laura, ricordiamo che stiamo andando in onda in diretta sul digitale terrestre 271 618 e qui stasera tante eccellenze rappresentati da rinomati chef, pasticcieri, gelatieri, barmen di questo territorio per mettere in scena proprio e amalgamare questa manifestazione dal titolo I sapori del sud. Per il momento restituirei un attimo la linea a Gabriele Blair che fra poco ci illustrerà un momento particolarmente toccante, perché ricorderà la ditta Petrone anche coloro che sono le braccia, l'anima propulsrice della distilleria, i dipendenti che con tanto amore, con tanto affetto, oltre ad offrire un rapporto di collaborazione, appunto mettono come ingrediente in questi liquori d'eccezione il loro amore e lo sentono proprio. A te Gabriele. Grazie Antonio, e siamo sempre qui in questo rondò veramente unico per quanto riguarda l'accostamento fra i liquori Petrone, come si è già detto ampiamente una ditta nata agli inizi dell'Ottocento, che poi è arrivata ai giorni nostri sapendo affrontare anche le difficoltà e vincerle appunto del mercato del nuovo millennio. Ma avete già potuto vedere dalle varie immagini che ci sono tante persone che hanno preso parte a questa degustazione, e sono tutti prodotti che vanno dalla pasticceria al cioccolato alla birra, pensate anche al caffè, che praticamente sposano i prodotti Petrone. Io ne cito qualcuno, ecco, poi li vedremo qui perché sarà un momento per la premiazione. Abbiamo il birrificio Karma, la pasticceria Baldascino, il Crazy Horse Bar, poi abbiamo anche il bar al boschetto, abbiamo anche il cornetto fatto dal Mini Ciotolo, che è una crema favolosa creata con il guapa, questo
appunto questo liquore fatto con latte di bufala. Ma vedo che c'è un via vai di gente, persone che ci passano davanti perché vorrebbero entrare giustamente tutti nella nostra telecamera in diretta, ma è anche giusto che sia così, questo è il bello della diretta. Poi pensate, addirittura abbiamo l'accostamento con il pane, abbiamo anche il panificio Profumo di Pane che ha usato un cioccolato particolare con una crema miscelata appunto con questo liquore che è il guapa, che porta la firma di design di Alviero Martini. Ma io per iniziare queste premiazioni direi di attendere un attimo e magari passare anche la parola alla nostra Delia, perché io sto aspettando anche qui la nostra Laura Gambacorta che rappresenta un po', ecco, il cuore a livello giornalistico di questo evento, per poter premiare insieme un po' tutti questi personaggi, che hanno preso parte, e lo avrete visto anche in diretta dalle immagini, a questo matrimonio fra caffè, fra pane, birra, mista al guapa e poi pensate anche il cioccolato. Poi dopo vi faremo vedere anche qualcosa di molto elegante, molto tipico, che rappresenta appunto l'accostamento di questi vari espositori con il guapa e altri prodotti della distilleria Petrone. Ma io volevo cedere, prima di passare alla premiazione, io ho voluto solo anticipare qualche nome. Abbiamo la pasticceria Benito che ha creato un bignè molto particolare, poi abbiamo anche il bar Post Domizia che ha preparato delle praline favolose. Ma io ti ridò la linea, Antonio, perché poi aspetto Laura Gambacorta per effettuare le prove. Sempre eccezionale, sempre puntuale, voce melodiosa, il nostro Daniele Piombi del terzo millennio, e nel frattempo ha conquistato la poltrona del salottino un altro ospite, Marco Menna, che è dirigente nazionale FIDA, consigliere Confcommercio di Napoli, al quale diamo il benvenuto. Grazie, buonasera a tutti. Parliamo di questa azienda che è un'azienda leader nel settore campano per quanto riguarda la distilleria. Noi siamo contenti di avere Andrea Petrone come giovane imprenditore, perché a noi servono in Campania giovani imprenditori per il giusto motivo, per far rivalutare la Campania, e Confcommercio è vicino alle imprenditorie piccole, grandi e medie imprese. Quindi noi siamo contenti che dell'evento di stasera e del nostro giovane amico Andrea Petrone, che fa parte anche lui di Confcommercio Campania. Vi ringrazio tutti, buonasera. Ecco, dottor Menna, volevo cogliere l'occasione per parlare un attimo anche dell'artigianato di questa nostra meravigliosa regione, che praticamente, a differenza dell'industria, crea lavoro, quindi dalla manualità, e questi poveri artigiani talvolta devono chiudere bottega perché devono cedere il passo al mercato globale. Il mercato globale a noi serve e non serve. Noi con il nostro artigianato, con le aziende locali, settore alimentare e non, comunque abbiamo delle grandi persone che possono comunque avvicinarsi al settore terziario, al settore alimentare. Poi la regione Campania è una regione che può dare di tutto, può iniziare dal turismo e può finire alla grande distribuzione. Noi comunque siamo vicino a questi ragazzi, perché comunque a noi interessa soltanto che la Campania va avanti, ci sono buoni prodotti, non si parla solo della terra dei fuochi, perché la Campania non è la terra dei fuochi, la Campania è una terra bellissima e può dare tanto a tutta l'Italia. Ecco, poi al di là del fuoco noi abbiamo un'energia che è sprigionata dai tesori dell'arte, abbiamo la più grande concentrazione dei siti UNESCO, patrimonio ecclesiastico, parchi marini, parchi archeologici, parco del Vesuvio e non solo, parchi marini, insomma c'è proprio tanto, e questo oro dell'arte, dell'agricoltura e del turismo, a differenza delle altre cose, non inquina. Dovremmo solo pensare che il rilancio passa dall'industria, dall'artigianato, ma soprattutto dal turismo. Diciamo che siamo leader perché è una città con tre isole e possiamo dare tanto e tantissimo,
soltanto se ci muoviamo col turismo, secondo me siamo leader italiani, anche se l'Italia è un bel paese, è un paese bellissimo che può dare tanto. Grazie dottore Menna. Grazie a lei. Restituiamo la linea in esterna a Delia Paciello. Sì, salve Antonio, io sono ancora qui in giro per questi magnifici stand dopo aver assaggiato questo cocktail fragranze di stile che era buonissimo, fatto con il liquore guappa. Io ritorno dallo Zanzibar perché ci sono anche tantissimi dolci, quindi andrò a chiedere al titolare insomma qualche informazione sul loro locale. Intanto inquadriamo anche i dolci. Allora, lo Zanzibar è un lounge bar pasticceria che abbiamo fatto un prodotto, una sfogliatella guappa con il latte bufala di Andrea Petrone, che è una novità assoluta, sta andando molto bene, grazie a Dio. Poi c'è la famosa nuvola, sempre con il liquore di Andrea Petrone guappa. Poi c'è i tradizionali babà, con tutta la situazione di Andrea Petrone, rum, roba varia, limoncello, tutte queste cose delicate. Devo dire la verità, è un prodotto eccezionale, buonissimo, che sposa bene con i nostri dolci. Poi come lounge and bar c'è il barman Sandrino, che ci subito accontenta con i suoi... Vai Sandro, spiega tu. Sì, l'ho assaggiato, è vero, ma raccontami anche cosa mi hai messo dentro in questo cocktail, perché insomma non sono ancora ubriaca, quindi speriamo che durerà questa diretta, perché qui farò tutti questi assaggi, tutti con i liquori Petrone, beh, chissà come uscirà. La nostra preparazione è un after dinner molto importante, fatto con distillato forte Gentleman Jack, e poi ho aggiunto un po' di Elisir Falernum di Petrone per addolcire e rendere le fragranze più, diciamo, della zona, per il mirtillo della zona, e poi un po' di sapore acido del limone, crema limone Petrone, e rendiamo il tutto una fragranza di stile di colori pure, intitolata al maestro dello stile, Alviero Martini, quindi siamo onorati di rappresentare questa icona della moda. Quindi tutto in onore del grande stilista Alviero Martini qui. Ma intanto io vi svelo un'altra cosa, perché mentre intanto io passo le linee allo studio, io faccio i miei assaggi. Ho appena assaggiato un gelato buonissimo, ma veramente, veramente buonissimo, di gelatone. Andiamo a conoscere i titolari. Buonasera, io sono Gaetano, il titolare. Il gelatone italiano si trova a Mondragone, in via Viale Margherita. Abbiamo riprodotto un gelato al gusto guappa con latte di bufala, quindi ti faccio assaggiare. Io già l'ho assaggiato, cioè mi stanno avvizzando. Allora, tornerò ubriaca e con tanti tanti chili in più qui. Signori, io non posso perdermelo, cioè prima mi hanno dato con un cucchiaino giusto un assaggio, ma io me lo mangio questo secchiellino di gelato. Vuole anche il conetto? Allora, grazie mille a Gelatone e vi consiglio di andare ad assaggiare il loro gelato, perché è una cosa strepitosa. Però io mentre mangio continuo anche il mio giro pian piano, perché devo assaggiare tutto ovviamente, non è che mi fermo qui. Andiamo, andiamo. Scusatemi, voglio andare a conoscere anche il Giardino Ginevra. Beh, io so che voi preparate dei dolci particolari, c'è il guappatiello, ma mi spiega un po' che cos'è? Il guappatiello è praticamente un panettone, noi facciamo un panettone che si chiama pan di bufala, ed è un panettone fatto con la panna di latte di bufala apposta del burro, e quindi il primo matrimonio che abbiamo scelto di fare per dargli una dolcezza diversa è quella con il guappa, e quindi l'abbiamo inzuppato con il guappa e l'abbiamo rivestito con una ganache fatta con il guappa e il cioccolato gianduia. Ma i suoi clienti sono soddisfatti di tutte queste innovazioni, insomma, anche portate dai liquori Petroni, ha aumentato ovviamente anche la vendita di questi dolci? Sì, assolutamente, noi abbiamo una clientela molto ampia che viene anche da fuori Campania, e devo dire l'apprezzamento per il lavoro sul territorio, con tutti i prodotti del territorio, e io che lavoro la bufala a 360 gradi, per me il guappa era l'ideale. Beh, ma voi dove vi trovate precisamente? Noi ci troviamo a Casapulla, il Giardino di Ginevra, è vicino Caserta, ed è una pasticceria artigianale con un piccolo showroom d'accoglienza.
Tra l'altro ho visto che ci sono anche dei gianduiotti. Beh, il gianduiotto non è proprio un dolce, un cioccolatino tipico delle nostre zone, però voi l'avete, diciamo, mescolato con quello che è la tradizione campana e con il, appunto, con i prodotti della distilleria Petrone. Quindi che cos'è questo? Come si chiama? Mi pare che si chiama guappotto. Sì, guappotto. E in effetti abbiamo il cioccolato, è una tradizione italiana e ormai fa parte di tutti i pasticceri, insomma, un po' un campo aperto, ma un buon campo di battaglia per dimostrare le proprie capacità. E io ho deciso di fare con il cioccolato, con la forma del gianduiotto, un rivestimento col cioccolato classico di un criollo e poi ho riempito con una ganache fatto con il wappa. Quindi abbiamo rivisitato il gianduiotto classico di origine torinese, rendendolo anche un po' campano con i prodotti della distilleria Petrone. Io continuerei il mio giro da Vanilla Ice, ma lo facciamo dopo aver passato la linea allo studio, ritorniamo qui. Linea allo studio. Ecco, grazie Delia. A dire il vero invertirei le posizioni, ma evidentemente per motivi antropologici non possiamo, beata te che ci illustri così e ci fai apprezzare anche il sapore e l'aroma e gli odori di queste prelibatezze tipiche di questa terra campana. E a proposito di eccellenze, abbiamo con noi il dottor Giuseppe Orefice, presidente di Slow Food. Buonasera presidente, qual è lo stato dell'arte nella nostra regione? Lei si occupa anche della Basilicata per la valorizzazione di questi nostri prodotti. E assolutamente Slow Food come associazione internazionale qui in Campania trova particolare ruolo, particolare efficacia nella valorizzazione di alcune produzioni minori, e la sinergia con un'azienda come l'antica distilleria Petrone serve assolutamente a questo, perché nell'utilizzo degli ingredienti a partire dal latte di bufala, ma anche i limoni, come nella valorizzazione del vino Falernum, quindi in tutti i suoi prodotti ha recuperato in qualche modo e ridato identità a dei prodotti che magari erano meno conosciuti. E inoltre un grande impegno, devo testimoniare qui stasera, un grande impegno dell'azienda rispetto a progetti associativi come per esempio Leguminosa, sono stati nostri partner in questo grande evento sui legumi a Piazza Dante a Napoli nella scorsa primavera, e grazie appunto al loro sostegno tante piccole produzioni, tanti piccoli agricoltori di legumi hanno potuto trovare un mercato e trovare anche il rapporto con i consumatori. Quindi un'azienda che è veramente sensibile ai progetti e sta, tra l'altro, anche oggi ospita delle comunità del cibo della condotta Massico e Rocca Monfina, quindi piccolissimi produttori, agricoltura locale, familiare, di piccola scala, che però mantiene vivo un tessuto economico. Grazie Presidente, sapesse anche il mondo diplomatico, per esempio il già console degli Stati Uniti d'America a Napoli, Donald Moore, aveva un cuoco napoletano e lo preferiva, diciamo, a quelli degli States. Diciamo anche che praticamente adesso stiamo rivalutando anche i nostri prodotti, anche all'insegna dello stile di vita come la dieta mediterranea, che non è solo un fatto di bontà del cibo, ma anche il modus agendi, il modus vivendi della popolazione, che ne fa talvolta un fattore della loro longevità. Sì, la dieta mediterranea è un patrimonio nostro di tutto il bacino del Mediterraneo, però sappiamo che Ansel Keys ha condotto i suoi studi qui in Campania, e quindi è bene che noi tutti campani sentiamo questa identità mediterranea. Lo stile di vita è importante. Appunto la dieta era proprio indicazione di uno stile di vita salutare, quindi che faceva l'utilizzo dei prodotti della terra, ma anche di uno stile sobrio che è sempre importante anche nell'alimentazione, e questa sobrietà sicuramente anche l'azienda si riconosce.
Dottore, un'ultima domanda, approfittiamo della sua carica, del suo scibile, del suo conoscere, per chiederle: c'è un ritorno al mangiar sano e popolare? Fortunatamente sì, è una tendenza che c'è in tutto il mondo, devo dire. Noi dovremmo avere maggiore facilità come campani, quindi come detentori, come dicevamo prima, di un patrimonio che l'UNESCO ha riconosciuto come bene immateriale dell'umanità, la dieta mediterranea. Però questa attenzione al benessere, a uno stile di vita sano, è diffusa in tutto il mondo. Io sono stato recentemente a New York e notavo che, per esempio, aumentano molto di più i posti dove si può consumare insalata, verdure, ortaggi rispetto a quelli dove si consuma invece hot dog, hamburger. Quindi c'è un'attenzione in questo senso. Noi abbiamo una marcia in più perché fa parte della nostra identità culturale, quindi è bene che ci facciamo valere in tutti i contesti. Grazie dottore, resti ancora con noi, grazie per averci così illuminato e confortato che c'è possibilità di rilancio per questa bella regione. Un altro ospite, un'altra eccellenza del posto, un giovane mondragonese, Blaze, che è un rap. Che figuratevi che il 21 giugno nello Stadio San Paolo di Napoli ha duettato niente di meno che con Gigi D'Alessio. Buonasera Bless. Buonasera, buonasera. Diciamo a tutti. Qualcosa sul liquore preferito che ho saputo che è il guappa. Eh sì, se vuoi te la dico in freestyle, così almeno ci avviciniamo più al mio genere e colleghiamo entrambe le cose. Se per te va bene. Yeah, lo vuoi un liquore che spacca? Allora di sicuro devi bere guappa. Ehi, per belli e per quelli brutti, il liquore è diverso da tutti, yeah! Grazie, poi speriamo di accontentarti per qualche altro momento e di sentire la tua melodiosa voce. Delia, qua nel frattempo vedo scorrere davanti a me migliaia di persone concentrati nell'atrio di 200 metri quadrati, tanti berretti, tanti chef, tanti ragazzi, tanta bella gente, descrivicela un po'. Sì Antonio, io ora sono con Fatima, stiamo assaggiando anche noi le varie delizie. Fatima, tu cosa stai mangiando? Un sorbetto, ti piace? Sì. Sì. Beh, che cosa hai mangiato solo il sorbetto finora? Sì. E beh, allora andiamo a chiedere, salutiamo Fatima che è veramente bellissima e bravissima, prima ho fatto due chiacchiere con lei e andiamo a chiedere alla titolare di questa attività che appunto produce questi sorbetti, Vanilla Ice. Beh, questo sorbetto come è fatto? Voi come nascete? Raccontaci un po' della vostra attività. Allora, noi abbiamo prodotto per questa sera un sorbetto a base di Falernum con uva fragola, pepe bianco e cannella. Siamo una gelateria, un laboratorio artigianale di Caserta e siamo state la prima gelateria a produrre un gelato con i prodotti di Andrea Pretrone, quindi facemmo un guappa tour e facemmo appunto un grandissimo gelato di guappa aromatizzato alle bucce d'arancia e un gelato a base latte con il Falernum. Abbiamo un po' cambiato e abbiamo portato una novità, glielo faccio assaggiare. Oddio, ma mi stanno viziando troppo questa sera. Io lo assaggio in diretta, vi dico subito, l'ha assaggiato Fatima, a Fatima è piaciuto, quindi sicuramente sarà buono. Però non va bene, non va bene, è un attentato alla mia linea. Rispetto a un gelato classico fatto di latte e panna, il sorbetto rimane comunque un gelato più leggero, viene prodotto con frutta, pochi zuccheri e acqua. In questo caso abbiamo usato al posto dello zucchero il Falernum. E allora io direi che mentre mi godo questo sorbetto ripasso la linea allo studio. Grazie, grazie Delia. Abbiamo anche la signora Alessandra Titta che è moglie di Andrea, alla quale formuliamo gli auguri dei presenti e dei amici telespettatori che possono anche sintonizzarsi sul canale 618 per darle gli auguri, un bocca al lupo. Dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. Buonasera a tutti e grazie per essere qui. Si dice che la donna sia la mente e l'uomo sia il braccio, ma scherzi a parte, credo che Andrea insieme siamo una bella squadra e lo dimostra questa manifestazione di stasera, a cui sono
hanno preso parte così tante persone, ci onora e veramente ci commuove vedere quante persone seguono Andrea, seguono l'azienda e portino il nome della distilleria nel mondo e facciano crescere Mondragone, che non viene più vista soltanto come un posto in cui avvengono fatti negativi, ma rappresenta anche altro, rappresenta qualità, tradizione, rappresenta gente che ha voglia di convivialità e di stare bene. Grazie, auguri, auguri ancora, complimenti, so che farete anche un progetto di espansione che attesterà sempre più questa eccellenza tipica di questo territorio nel mercato internazionale dei pari partner. Sì, abbiamo vari progetti e stiamo lavorando appunto per far crescere l'azienda. L'azienda già è presente un po' a macchia di leopardo in tutta Europa. Abbiamo da poco stretto un accordo con dei clienti in Cina, in Giappone e lavoriamo per crescere ancora. Grazie, grazie ancora. Delia, io vedo una fiumana di persone, coinvolgerci in questo fiume e trasmettici un po' le emozioni di questa platea. Antonio, io anche qui vedo veramente tante persone, chiederei a questo signore simpaticissimo cosa sta mangiando, insomma prima abbiamo... Non lo so cosa sto mangiando, è una cosa buonissima quando mai ho... Ma è tutto buono, non è soltanto questo, sto assaggiando più di una cosa, è tutto ottimo. Beh, lei sta assaggiando in questo momento il cofanetto di Lisita. Ah sì? Sì, questo è il cofanetto di Lisita, però non so gli ingredienti che ci sono dentro. Beh, c'è anche la signora qui, signora, lei cosa ha assaggiato? Abitiamo qua vicino, conosciamo la famiglia Petrone, è una vita, ormai siamo vecchi, e la famiglia Petrone è stata sempre speciale. Beh, quindi lei conosce tutti i prodotti Petrone? Sì, tutti i prodotti, tutte le famiglie. Sì, te conosciamo. Quindi, insomma, qual è il suo liquore preferito? Ora vedo che sta mangiando il guappotto, che era questo gianduiotto. Buono, è solamente che noi siamo col limoncello, di più. Forse siamo vecchi, abbiamo... Comunque è buono, è molto buono. Sì, ma poi quando i prodotti sono buoni, tra l'altro anche l'alcol non fa male nelle giuste quantità, senza esagerare, sempre senza esagerare, però quando i prodotti sono buoni non vanno in testa, lo dico perché io sto assaggiando tutto, non reggo bene l'alcol, però con questi prodotti veramente sono deliziosi, quindi non si può non assaggiarli e sicuramente insomma non faranno male, ne sono certa. Beh Antonio, io ripasso la linea allo studio e intanto proseguo il mio giro, fra poco vi mostrerò le altre delizie. Grazie, grazie Delia, ricordiamo sempre che siamo rigorosamente in diretta sui canali di Capri Event, canali 271 e 618, e altri due personaggi hanno raggiunto le postazioni dello studio. Cominciamo dal dottor Maurizio Castaldo, agente vigilatore per il consorzio tutela della mozzarella di bufalo. Buonasera. Buonasera. La mozzarella di Mondragone è famosa non solo a Mondragone ed è tipica di questa terra campana. Che ci dice al riguardo? Sicuramente il prodotto mozzarella di bufala campana è oramai conosciuto in tutto il mondo. Le esportazioni del prodotto quindi vanno fino in America, in Giappone e chiaramente quindi hanno valicato qualsiasi confine. Qui in Italia chiaramente è un prodotto che diciamo, ha il suo successo, tanto che viene imitato da tanti produttori anche fuori area DOP proprio perché ha una vastissima richiesta sul mercato e quindi diciamo, le azioni di contrasto alle frodi sono sempre all'ordine del giorno e continue. Ecco dottore, per un attimo si è sentito parlare di questa mozzarella che veniva anche accompagnata da del latte che veniva oltre Alpe. Che ci può dire al riguardo? Allora, sicuramente c'è stato un'attenzione alla produzione di mozzarella di bufala campana proprio perché commercialmente è un prodotto che ha una grandissima richiesta e quindi da parte di grossi operatori. Questo ha fatto sì che chiaramente le richieste del prodotto aumentassero e quindi ci fosse bisogno di una grossa quantità di latte, ma il prodotto bufala campana DOP è sicuramente
controllato in maniera decisa da tanti organi dello Stato, nonché dal Consorzio di tutela, con una sezione ispettiva che gira su tutto il territorio. Pertanto, diciamo, questo rischio è ridotto veramente, diciamo, allo zero per quanto riguarda il prodotto DOP. Ecco, grazie dottore, ma al di là di questo disciplinare rigido e di questa garanzia degli organi preposti, che cosa ha di particolare la mozzarella di Mondragone del litorale Domizio da essere preferita alle altre? Sicuramente un gusto unico ed inimitabile, visto, diciamo, la predisposizione del territorio e quindi dell'animale bufala a vivere su questo territorio e ad alimentarsi con chiaramente quello che mette a disposizione il territorio stesso. In altre zone chiaramente il latte di bufala viene prodotto, ma non ha le stesse caratteristiche, quindi anche la tradizione proprio nella lavorazione del prodotto che chiaramente dà quel gusto unico che sicuramente non è, diciamo, avvicinabile da altri prodotti fatti in altre zone, diciamo, d'Italia, ma anche all'estero, perché anche all'estero si sono, diciamo, attrezzati a produrre questo prodotto. Ecco dottore, approfittiamo della sua competenza per dare delle istruzioni per l'uso. È vero che la mozzarella non va mangiata subito a caldo, non va conservata in frigorifero e il giorno dopo magari passata in busta per l'acqua calda? Sicuramente questi sono consigli utili e, diciamo, veritieri, nel senso che il prodotto mozzarella di bufala va comprato per essere mangiato subito. Se dovesse rimanere una parte, è chiaro che quella del giorno dopo va un attimino, se tenuta in frigorifero, dopo ripresa con acqua calda, ma chiaramente è un prodotto che va consumato nei tempi più brevi possibili. Chiaramente, diciamo, essendo un prodotto fresco, il mercato comunque richiede, diciamo, dei giorni di scadenza, ma prima viene consumato e meglio è. Grazie dottore, e conosciamo ancora più da vicino la famiglia Petrone. Siamo con Maria Conte, che non solo affettivamente è legata alla famiglia Petrone, perché praticamente, lo sveliamo agli amici telespettatori, è la zia di Andrea, ma ha anche altre mansioni per il suo ruolo, oltre che quello di zia. Buonasera, il ruolo più importante sicuramente è quello di essere la zia di Andrea e quindi la cugina del padre. Insieme a lui è nata questa ultima sua invenzione guappa, e l'ha voluta lasciare quasi in eredità ai figli. E Andrea, con amore, con passione, con professionalità, sta dimostrando di farla conoscere in tutto il mondo. Scusate, c'è sempre un po' di emozione, perché quando si è partecipi di alcuni pensieri, anche politici devo dire, perché discorrendo con lui si pensava sempre come si può fare per stare in Europa. Rispondeva: bisogna trovare dei prodotti innovativi. In effetti l'ha detto, ma l'ha anche realizzato, quindi ci ha lasciato guappa. Sono d'accordo anche con l'amico che ha parlato poc'anzi, di dire che l'unicità della nostra terra dà dei prodotti unici, la mozzarella è irripetibile e anche i prodotti che ne derivano chiaramente sono irripetibili. Parlo di questo perché sono nel settore del turismo, sono coordinatrice regionale a Sobalneari Campania, afferente a Federbalneari Italia, in effetti rappresentiamo tutti gli imprenditori balneari d'Italia, per cui con l'enogastronomia, diciamo che è un tutt'uno con il turismo, e sono felicemente orgogliosa di sedere al canto del presidente del consorzio e di rappresentare la nostra terra. Ti ringrazio per l'intervista e ovviamente è un momento anche per me di grande orgoglio per la famiglia Petrone. Grazie. Grazie zia Maria, grazie dottore Maurizio Castaldo.
come tutte le cose belle, il tempo è sempre tiranno. Abbiamo 20 minuti alla fine della trasmissione. Delia Pacello, un'altra rapidissima carrellata, perché abbiamo circa 2000 metri ancora di espositori e di gastronomie tutte da scoprire. È vero, sono tantissimi gli stand, ma qui ancora dolci e cocktail, quindi conosciamo subito quest'altro ospite. Siamo con il barman del bar Serao. Mi presento, Giacomo Serao, noto barman casertano dal 1978. Ho un'attività a Caserta dove nel mio locale da un po' di tempo a questa parte si bevono solo cocktail a base di prodotti della ditta Petrone. Ho ideato due cocktail, uno Slow Love Petrone, Slow Love, amore lento, perché è un cocktail talmente buono da poterlo gustare, deve essere gustato lentamente. L'altro invece è un cocktail a base di Falernum, elisir della ditta Petrone, con Falerno vino bianco. Poi vedo che abbinate anche il dolcino accanto ai cocktail. Sì, lo Slow Petrone infatti è nato proprio per essere gustato su questo dolce stupendo di Gennaro Peluso di Pompei, la goccia di Peluso, è un bignè fritto con crema chantilly. Io ringrazio il bar Serao e Giacomo Serao e passo subito a conoscere altre specialità. Beh, qui siamo con lo Slow Food, che è una raccolta, non so, ora mi spiegherete meglio, però siete dei produttori, dei piccoli produttori che collaborate appunto con la distilleria Petrone. Slow Food è un'associazione internazionale presente in 160 nazioni del mondo e tutela e difende la biodiversità. La biodiversità attraverso i piccoli produttori, che l'agricoltura familiare, l'agricoltura contadina, che anche in questa zona, attraverso la condotta Slow Food Massico e Rocca Monfina, tutela appunto questi prodotti che rischiano l'estinzione. Quindi attraverso diversi progetti, comunità del cibo, presidi Slow Food, cerca di valorizzare il lavoro che qui è rappresentato, in particolare dall'azienda La Sessanella, che produce olio extravergine d'oliva, ma da un altro interessante progetto, lo zafferano del Verde Vulcano, perché non molti sanno, ma quest'area, l'Alto Casertano, è anche area di produzione di zafferano, grazie a un gruppo di giovani che stanno credendo nella riscoperta di questo prodotto e lo stanno valorizzando. E beh, voi qui cosa mi fate assaggiare allora? Allora, abbiamo naturalmente pane olio, pane zafferano non lo potevamo fare, però abbiamo sia dei patè salati che delle marmellate fatte appunto dai produttori di piccola scala, i piccolissimi produttori che mantengono la nostra agricoltura familiare. Beh, io passo dal dolce al salato e mentre assaggio anche queste delizie ripasso la linea allo studio. Eccoci ritornati in studio, e anche un'altra eccellenza tipica campana, non solo napoletana, rappresentata da Nando Cirella, presidente dell'associazione Espresso Napoletano. Caro Nando, una tazzulella e caffè anche qui nella distilleria. A Napoli non può mancare, ovviamente in questo caso è rappresentato da me, che sono il presidente di questa associazione che si chiama logicamente Espresso Napoletano. Siamo qui in questa occasione perché anche noi abbiamo utilizzato l'ormai famosissimo liquore della distilleria Petrone Guappa, fatto con latte di bufala, e abbiamo creato dal connubio tra il caffè espresso napoletano e il liquore guappa, abbiamo creato un caffè che si chiama Scugnizzo. È molto saporito, colpisce molto i palati degli avventori, è un caffè con panna di bufala, con delle noccioline e ovviamente il nostro mitico espresso napoletano. Grazie Nando Cirella, un caffè napoletano, ma tutti dicono che il segreto del caffè è anche nell'acqua, quanto di vero c'è? Ma in realtà non c'è tanto di vero, perché poi se andiamo a vedere l'acqua di Napoli è un po' dura, infatti le macchine hanno degli addolcitori, quindi l'acqua non è proprio
non è proprio una materia prima di fondamentale importanza. Meglio parlare sicuramente di miscela e di attenzione a tutto ciò che concerne il mondo ovviamente del bar, ma alla macchina, all'attenzione per la pulizia, e poi una miscela, e noi ci stiamo battendo per avere una miscela che sia certificata da un disciplinare di produzione e da un marchio di qualità. Grazie Nando Cirella. Adesso rapidissimamente cerchiamo anche di conquistare le altre postazioni. Delia Pacello, a te la linea per illustrarci rapidamente queste altre prelibatezze. Beh, io sto in una postazione che a me veramente fa impazzire. In Campania la mozzarella di bufala, insomma, è un prodotto doc, lo sappiamo. E siamo qui proprio davanti a uno stand che appunto pubblicizza la mozzarella di bufala campana, e tra l'altro ci spiegava insomma la signorina qui presente che si serve appunto, non so, potete inquadrare, c'è il bicchierino con la mozzarella abbinata al guappa. Guappa, come ci spiegavano, è un liquore realizzato proprio con il latte di bufala. Allora, questa accoppiata in realtà sembra azzardata, ma non lo è affatto, proprio perché all'interno della guappa, che è un liquore unico nel suo genere, abbiamo il latte, è lo stesso che troviamo nella mozzarella di bufala, quindi il latte di bufala campana, del brand invecchiato 3 anni, del caramello, e anche una miscela di ricetta segreta tipica della distilleria. Quindi in questo caso la stiamo accoppiando con una ciliegina di mozzarella, e quindi accoppiamo il liquore che ha questo sapore così particolare, ovviamente. Beh, io testimonio che è veramente un accoppiamento ottimo, quindi vi consiglio di assaggiare mozzarella di bufala e liquore gappa. Ma passiamo ad un'altra specialità della nostra zona, qui abbiamo il caffè, ma so che avete anche realizzato un caffè particolare chiamato caffè scugnizzo, proprio in onore di questa combinazione con i prodotti della destilleria Petrone. Mi racconti un po'? Eh sì, abbiamo preparato questo caffè, l'abbiamo chiamato scugnizzo ovviamente dal connubio tra espresso napoletano e liquore guappa. In realtà è un caffè espresso napoletano corretto con panna di bufala e liquore guappa e anche delle granelline di nocciole. Piace molto a tutti i nostri clienti, e ovviamente oltre a dire che il caffè espresso napoletano è quello lì che va bevuto così semplice, queste forme sono benvenute e poi appartengono veramente al territorio, perché parliamo di una distilleria del territorio e poi della mozzarella e bufala campana, che quindi è un fiore all'occhiello della nostra terra. Con il caffè, che è anche un prodotto tipico nostro, nostrano, di Napoli. E beh, anche queste sono specialità da assaggiare dell'associazione Espresso Napoletano. Io passerei velocemente oltre perché sono veramente tante, tante, tante le cose da assaggiare qui. Beh, mi trovo, non so se riesci a seguirmi anche la telecamera, perché purtroppo c'è tanta, tanta confusione, tante, tante persone, e come dicevo gli stand sono veramente tanti che mostrano tante prelibatezze. Siamo qui con il panificio Bufalotti, ed ecco qui il titolare. Beh, lei cosa ci ha portato qui in piazza, diciamo così? Allora, ho portato il bufalotto, che è un dolce fatto con una broscina latte e cioccolato, con all'interno un semifreddo al latte e guappa, decorato con un cioccolato fino di aroma, che è un cioccolato molto particolare. Questa idea nacque per sponsorizzare il territorio, nel senso che, dato che il guap è proprio un liquore fatto con latte di bufala, e come sappiamo che il nostro territorio è ricco di questo prodotto, abbiamo pensato di sponsorizzare il nostro territorio con questo dolcetto. Beh, se qualcuno volesse assaggiare i suoi dolcetti, dove deve venire a prenderli? A Panificio Profumo di Pane a Carinaro, in provincia di Caserta. Ok, grazie, e io intanto proseguo il mio giro, perché veramente, veramente le delizie sono tantissime. Beh, qui si assaggiano proprio i liquori Petrone, c'è una degustazione appunto dei liquori. C'è qualcuno che me ne vuole parlare in particolare, mi vuole far conoscere, mi vuole far entrare in questo mondo particolare dei liquori? Chi parla? Salve, io sono, posso? Sono Carmine Manna, sono il direttore del boschetto a Castelvolturno. E niente, praticamente sto facendo questa situazione perché io amo molto i prodotti Petrone. Un'azienda dove c'è serietà, e quindi i prodotti sono veramente eccezionali, e le combinazioni con i cocktail, sia Londring che Shotring, possono andare tranquillamente.
Quindi io ringrazio Andrea Petrone con la distilleria che stasera ci ha fatti stare insomma nella sua azienda. Grazie. Grazie a lei e continuiamo il nostro giro. Io direi anche di inquadrare sia i cocktail realizzati sia i vari dolcetti abbinati. E mi avvicino verso la pasticceria Baldascione. Baldascino, sbagliato, io sono pessima. Allora, mi racconti appunto di questa pasticceria Baldascino, come nasce il connubio con la distilleria Petrone? Sì, allora la pasticceria Baldascino è a Sessa Orunca sul corso principale del pasticcere Giovanni Baldascino qui accanto a me. Questo è il nostro dolce di punta per quanto riguarda i prodotti della linea Petrone ed è la Dama Nera, che qui abbiamo in un formato mignon, potremmo dire. Il nostro dolce invece è una cupoletta un po' più grande e qui avete anche una riproduzione della torta. Questo dolce è un dolce farcito con crema a base di guappa, che è il liquore di bufala. E poi abbiamo una mousse al cioccolato che poggia su un biscotto alla nocciola e ricoperto con una glassa di cioccolato fondente. Beh, ai suoi clienti piacciono queste prelibatezze realizzate con il liquore guappa, insomma avete successo con queste innovazioni che state portando in combinazione appunto con le distillerie Petrone? Sì, molto, perché questo liquore ben si sposa col cioccolato, quindi dopo varie sperimentazioni abbiamo constatato che questa era l'idea più funzionale. Io la ringrazio e passiamo a uno degli ultimi stand. Mi avvicino al birrificio Karma. È un birrificio che appunto collabora con la distilleria Petrone e insomma raccontami un po' come nasce questa collaborazione, perché voi siete un birrificio, insomma raccontami un po'. Sì, la nostra principale produzione è la birra, però incontrando Andrea abbiamo deciso di elaborare questo amaro, che è questo, che è una base di amaro alle erbe con un infuso di luppolo, e abbiamo fatto questa ricetta che comunque piace. Sta piacendo, funziona? Sì, sta piacendo. Allora, io ora assaggio anche questo, perché questa sera mi farò male veramente, vi farò sapere dopo. Beh, io insomma penso di avervi mostrato brevemente, purtroppo il tempo è poco e quindi sono tante le cose da mostrare. Mi dicevano che forse ho mancato qualcuno. Ah, ritorno indietro, scusatemi con la telecamera, ma è l'ultimo passaggio e nel frattempo io ripasso la linea allo studio e poi torniamo dall'ultimo ospite. Grazie Edelia, grazie per averci restituito la linea, complimenti sempre per l'enorme varietà di queste eccellenze tipico di questo territorio Campania. E parlando di eccellenza, abbiamo anche un'eccellenza del food storicamente figlia d'arte, abbiamo l'event manager Carmela Carfora di un paese, immaginate, di qua vicino, Cervino. Lei è proprietaria del Sansara Royal Park, dove il food farà da protagonista nel prossimo Natale. In che modo, dottoressa? Buonasera a tutti, complimenti innanzitutto all'azienda Petrone per il gusto, la delicatezza dei prodotti che realizzano in questa splendida distilleria. Niente, è Natale Sapori, Festival of Christmas Tradition, è un evento speciale la cui finalità principale è quella di promuovere il patrimonio nazionale, il food, declinandolo in una versione singolare perché è coniugata alla condizione del Natale. Quindi sarà un viaggio fantastico in cui il visitatore avrà modo di imbattersi e nelle tradizioni enogastronomiche e in una magia composta tra realtà e fantasia e nel magico mondo di Santa Claus. Le novità che ci caratterizzeranno quest'anno sono notevoli, infatti abbiamo introdotto all'interno di questo festival, al di là degli spettacoli, gospel e quant'altro, un magnifico circo, quindi all'interno del quale faremo un musical comedy circus con la regia di Sebastiano Bianco, figlio di Fiordaliso, e dello scenografo televisivo e cinematografico Carlo De Marino.
Ecco, quindi ricordiamo Natale e Sapori al Sands Royal Park dal 3 al 23 dicembre 2016 per vivere un Natale meraviglioso, magico e all'insegna della tradizione dei sapori napoletani. Ci avviamo rapidamente alla conclusione, passiamo a una premiazione simbolica, a dei riconoscimenti per quanto riguarda lo staff dell'associazione e passiamo la linea rapidamente a Gabriele Blair prima dei saluti finali. Gabriele. Grazie Antonio, grazie per la linea e volevo dire, io a fianco a me la moglie del nostro titolare adesso della nuova leva di questa ditta Petrone che sta andando veramente alla grande, qui c'è veramente un bagno di folla, facciamo fatica a muoverci. Ho a fianco a me Alessandra Titta e noi volevamo premiare dei dipendenti. Allora io cerco di prendere i diplomi, vengono passati ad uno, però ecco io vedo a fianco a te un personaggio e credo sia un po' il capostipite, ma che rapporto avete con i vostri dipendenti? Beh, diciamo che chiamarli dipendenti non è proprio corretto, perché qui in azienda siamo tutti una grande famiglia e loro per me sono come dei parenti, dei cugini, veramente siamo legati e soprattutto vedo quanto amore mettono in quello che fanno, anche loro hanno veramente l'azienda a cuore come se fosse la loro e questo ci dà veramente tanta soddisfazione e siamo orgogliosi di averli tra noi. Allora io direi di procedere, abbiamo parlato di decano in senso buono, in senso di esperienza, proporrei di procedere con Alfredo Nunez, ecco diamo questo diploma simbolico, poi con Gabi, il nostro Gabi dov'è? Io, ecco, non mettiamoci davanti alla telecamera, poi procedo ancora con Raffaele Alberico, eccolo qui. Allora io li passo a te, dopo Raffaele Alberico che abbiamo? Vincenzo Messico. Allora Vincenzo Messico, poi abbiamo Marco Alberico. Ecco qui, noi cerchiamo di fare tutto a velocità della luce perché il tempo è tiranno. Pasquale Iannicelli, Rosalina Leone, Francesco Lorenzo, c'è per caso anche Salvatore Romano? È qui? Allora, vediamo chi altro c'è. Abbiamo Diego Nunez, c'è? Eccolo qui, non so se riusciamo ad inquadrarli. Ecco, poi c'è, allora diciamo chi c'è? Ciro Grotta. Allora Ciro Grotta è qui, ci ricorda una trasmissione a dire è qui. Allora manca qualchedun altro all'appello, poi mano a mano noi li consegneremo, però io volevo anche un rappresentante per quanto riguarda questi splendidi espositori. Non so se c'è ancora la signora del Caffè Delizia, la signora Paola. Allora, Caffè Domizia, venga qui, si faccia avanti, c'è la figlia, abbiamo le nuove generazioni, ecco un attimino qui, noi chiediamo scusa ai telespettatori, è veramente un grande rondò, come si chiama, nome, cognome, ovviamente non indirizzo e numero di telefono. Allora, io sono Ingrid Gallo, sono la rappresentante della Caffè Domizia, è una pasticceria antichissima dal 1950. E niente, siamo qui questa sera molto onorati di esserci per Andrea e per la distilleria Petrone con i nostri prodotti. Allora, noi se ci facciamo leggermente o ci stringiamo un attimino, non andate via, se ci stringiamo un attimino un po' più lì, di modo che la nostra Alessandra davanti alle telecamere può dare questo diploma, ecco pare che riusciamo a vederci, diamo questo diploma di partecipazione, voi non ve lo aspettavate, ma praticamente questo grande connubio è stato un qualcosa di favoloso vedere delle praline di cioccolato, dopo ne verrò a assaggiare un'altra perché qui per la diretta, dopo Alessandra col permesso del marito andiamo e cercherai di farmi assaggiare un po' tutto. La cosa che più ti ha colpito di questi espositori cosa è stato? È difficile perché qualsiasi prodotto guardato mi ha attirato tantissimo e quindi non ti saprei dire quale mi ha colpito di più. Adesso li assaggiamo tutti e poi ti darò un giudizio. Allora c'è qualche altro espositore, anche solo un altro, non lo so, abbiamo dalla regia, dicono ancora un minuto e mezzo. Allora abbiamo qualche altro espositore, se gentilmente qualcuno di voi ci...
Ecco, allora mentre prendiamo gli altri e li chiamiamo, passo la linea al buon Antonio Grilletto. Noi ci vediamo fra qualche minuto e ancora tanta tanta festa. Ecco, siamo ancora in tanti e saremo sempre di più, immagino fino a notte inoltrata. 2 ore di diretta, mi rendo conto che sono proprio veramente poco qui alla distilleria Petrone per raccontare più di 100 anni della loro storia. Nel frattempo ci ha raggiunto anche un altro giovane sindaco di un comune di Rocca Monfina, Carlo Montefusco, al quale do il microfono per un semplice indirizzo di saluto. Innanzitutto grazie per avermi invitato. Ecco, per me è un onore stare tra le eccellenze nazionali ed internazionali. Io lo dico sempre, dovunque vado, noi qui in 20 chilometri abbiamo tutto quello che serve per poterci vendere in tutto il mondo. Abbiamo il mare con il litorale Domizio, abbiamo città d'arte bellissime come Sesto Runca e Teano, e poi sono qui a rappresentare Rocca Monfina, questo vulcano che appunto si trova in una natura rigogliosa, lussereggiante. Quindi questo è un esempio di come la politica può poi incontrarsi con l'imprenditoria, con le persone che poi danno posti di lavoro e portano ricchezza. Quindi penso sia di buon auspicio. Io dico sempre che tutti questi paesi sono dei vagoni di eccellenze, tante piccole eccellenze che io paragono proprio ai vagoni di un treno. Singolarmente non vanno da nessuna parte, messi insieme possono costituire un treno che veramente ci può portare dappertutto. Grazie, grazie a voi, buona serata. Grazie, grazie sindaco. Io volevo anche dare il saluto di Maria Petrone, volevo anche ringraziare il sindaco di Mondragone che per esigenze di ospitalità non ha voluto prendere la parola, Giovanni Schiappa, e anche un personaggio del clero, sua eccellenza Francesco Orazzi Piazza, vescovo della diocesi di Sessa Aurunca. Prima di avviarci al finale cedo la parola per un intervento finale per scoprire un altro ramo di questa storica azienda, Adelia Pacello. Eh sì, perché io fra poco vi darò un consiglio per la colazione, perché qui c'è il mini ciottolo che realizza un cornetto particolare, e qui c'è il pasticcere che in 2 secondi ci spiegherà un po' della sua attività. Okay. Sono tutti prodotti artigianali, a partire dai cornetti piccoli, il cornettone e la crema pasticcera. La particolarità di oggi è la crema al gusto di guappa, che sposa benissimo con il cornetto. Quindi voi vi trovate a Mondragone, veniamo a fare colazione da te. Ovviamente. Sì, giusto, via Domiziana, chilometro 580. Grazie, e io faccio l'ultimo saluto a conoscere questi cioccolatini di Salvatore Capparelli. Beh, questi cioccolatini sono realizzati con il liquore guappa, raccontami un po'. Allora, salve, buonasera a tutti. Ho fatto un cioccolatino con un cioccolato fondente, la camicia di cioccolato fondente. All'interno ho fatto una panna fresca con il liquore guappa, in questo caso dedicato a Andrea Petrone. Insomma, ho fatto una cosa speciale solo personalmente per lui. Venite ad assaggiare, che vi dico? Assaggiate e poi giudicate. Sicuramente consiglio a tutti quanti di venirli ad assaggiare. Io, dopo aver assaggiato anche io, mi continuo il mio tour di assaggi in questo magnifico mondo di questi ospiti che accompagnano la distilleria Petrone. Vi saluto e io resto qui intanto. Buonasera a tutti. Ecco, un saluto anche da Maria Petrone. Volevo ringraziare in quest'ultimo collegamento Delia Pacello e Gabriele Blair per la loro professionalità non disgiunta dalla loro eleganza e classe. Grazie per essere intervenuti e per avermi accompagnato in questo viaggio davvero non facile, tutto a braccio. Ci avviciniamo al finale, ripartiamo da dove avevamo incominciato, dal padrone di casa Andrea Petrone, per un indirizzo di saluto finale. Ma distilleria Petrone non è solo distillati, non è solo liquori, non è solo veste con stilista, ma trova spazio anche per la cromoterapia. Di che si tratta? In primis voglio ringraziare tutti, Alviero, tutti voi, tutti i giornalisti e tutti gli artigiani che in questi anni hanno puntato sulla nostra azienda e hanno creato prodotti innovativi. Veramente un grazie di vero cuore.
E, sì, noi abbiamo fatto uno studio che è durato diversi anni, dove abbiamo visto, siccome la musica è emozione, il liquore è un'emozione, abbiamo constatato che mettendo della musica nelle botti, le vibrazioni di questa musica fanno sì che il prodotto esca in maniera più corposa, esce un prodotto veramente innovativo. Grazie, grazie veramente tanto, auguri quindi per i prossimi lustri, per il prossimo sviluppo e per le prossime iniziative. A questo punto Andrea hai lanciato una domanda provocatoria che mi fa da sponda, perché la cromoterapia, maestro, si sposa con i colori. Come rispondiamo? Beh, la moda ha abusato da sempre della cromoterapia e della musica anche, quindi la nostra sfilata senza le luci e senza la musica sarebbe, i nostri vestiti sarebbero dei capi senza sottolineatura, e quindi diciamo che ha sorpreso molto più me di vedere da Petrone questa nuova e innovativa tecnologia di sviluppo del distillato, perché per noi della moda la cromoterapia è assolutamente un esercizio quotidiano. Ecco, grazie maestro, l'applauso del pubblico, dei telespettatori di Mondragone. Andrea, un'ultima battuta, siete diventati famosi soprattutto per il limoncello e stasera l'abbiamo trascurato. Che tiene di bello questo limoncello e di buono? Sì, allora il limoncello è un prodotto naturale. Abbiamo vinto negli ultimi anni una serie di innumerevoli premi, abbiamo rappresentato l'Italia per i 150 anni d'Italia, abbiamo avuto un premio l'anno scorso, ISMV in Germania, che è un premio veramente molto molto importante negli spirits, e mi permetto di dire tutti i prodotti sono eccezionali, ognuno cerchiamo di puntare su ogni prodotto con la tradizione, la qualità e l'innovazione, perciò oggi siamo qui con Alviero. Grazie, io volevo un fuori programma, immaginate amici telespettatori che Andrea è da poco tornato dal suo viaggio di nozze, ha avuto anche la fortuna di fare questa esperienza, sì, e volevo la sua dolce metà, il suo fianco, assolutamente ringraziare mia moglie, che è la signora Alessandra Titta, eccola qua, se si mette un attimo al fianco del suo consorte, dicevamo che anche lei si è inserita subito con amore, con passione, con abnegazione e zelo in questa grande azienda, riconoscendo anche l'affetto di tutto lo staff, di tutti i dipendenti. Una breve battuta per la signora Alessandra. No, come dicevi, collegandomi a quello che dicevi poco fa, siamo tornati da poco dal viaggio di nozze, abbiamo fatto un viaggio oltreoceano ed è lì che ci proiettiamo come nuovi orizzonti per l'azienda, e con le capacità che Andrea, la qualità che contraddistingue l'azienda, credo che a breve ci riusciremo. Ecco, siamo proprio veramente nel finale. Per chi volesse saperne di più di questa storica distilleria, vi rimandiamo al portale istituzionale che è distilleriapetrone.it. Gli stabilimenti sono qui a Mondragone in via Giardino. Desideravo ringraziare ancora una volta coloro che mi hanno accompagnato in questa maratona televisiva: Delia Pacello, Gabriele Blair, regia di Gerardo Tucci, il direttore di Capri Event Pasquale Turco, tutti gli ospiti intervenuti, gli chef, pasticceri, gelatini e chi ha più ne metta. Appuntamento al prossimo anno e complimenti al maestro Alvieri Martini, che adesso è anche cittadino onorario di Mondragone e non può dire più che viene dal nord. Amici telespettatori e tutti, da parte mia Antonio Grilletto, il più cordiale buonasera.